Estate. Ciao, sono Dana di Blossom Team e sono da Viridea, che è il garden center che c'è in Lombardia, Piemonte e in Veneto. E oggi vi parlerò della pianta del mese. Si chiama Euphorbia Mealy ed è questa. A me piace viaggiare e a voi, e oggi vi porto in Madagascar. Perché? Perché è estate. Ed è proprio il paese d'origine della Euphorbia Mealy. L'Euphorbia Mealy è un arbusto alto dai 30 ai 60 cm, è semi prostrato, semi succulento e soprattutto spinoso. Questo è un esemplare giovane e al momento le spine ne ha pochissime, ma questo, che è più grande, le vedete? È pieno di spine. Le foglie sono obovato-lanceolate e i fiorellini sono di diversi colori, ci sono rosa, rossi, color pesca e color albicocca. E dove dobbiamo tenerla? Allora, se abitate a nord, la dovete tenere in casa quasi tutto l'anno, tranne che nel periodo estivo, che potete metterla sul terrazzo, sul balcone o in giardino. Se invece abitate a sud o nelle isole, potete tranquillamente tenerla fuori. È una pianta poco esigente, si accontenta infatti di annaffiature moderate, ovviamente più abbondanti in estate, e mi raccomando di non lasciare l'acqua stagnante nel sottovaso, per cui se vi rimane dell'acqua nel sottovaso la dovete buttare. Resiste abbastanza bene alla siccità, perché appunto è una pianta semi succulenta, però meglio evitare la totale aridità, anche perché vedrete che inizierà a perdere le foglie. L'Euphorbia Mealy non si pota. Basterà rimuovere solo le parti secche. Se però avrete un ramo sporgente che non vi piace, potete tagliarlo. Mi raccomando, dovete indossare i guanti. Perché? Perché appunto è un'euforbia e quindi, come la stella di Natale per esempio, all'interno c'è il lattice e il lattice potrebbe irritare. Chi mi segue sa che sono appena rientrata dalla Scozia e a Edimburgo sono andata a visitare il giardino botanico. Bellissimo. C'erano tantissime serre, da quella temperata a quella calda, e c'era proprio l'Euphorbia Mealy nella serra calda. E quindi adesso cosa facciamo? Volevo ricreare la stessa atmosfera che ho trovato a Edimburgo al giardino botanico, con l'Euphorbia, la Sansevieria e moltissime altre cactacee. C'è anche Ginger oggi. Quindi potete creare un parterre con la ghiaia color sabbia a grana fine e i vasi semplicemente appoggiati. Perché? Perché in inverno poi, se dovete ritirare le vostre piante, o se avete una serra o se abitate al nord, le potete tranquillamente trasportare. E per ricreare la stessa identica atmosfera del giardino botanico di Edimburgo, mi raccomando, le etichette. Ovvero potete scegliere delle etichette in legno, delle etichette in terracotta, oppure delle classiche etichette dove scriverete il nome, mi raccomando, in latino. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo ad agosto con il prossimo video della pianta del mese. Vi ricordo il nome, Euphorbia Mealy, e io sono da Viridea. Mi raccomando, cercateli sia in Lombardia che in Piemonte che in Veneto. Ciao e al prossimo video!